Con il ritorno sul palco dell'Aquila di Riccardo Cocciante, la partecipazione straordinaria di Renato Zero alla serata di chiusura e poi Max Pezzali, Gigi D'Alessio, Franco 126, i nomi illustri della danza italiana e ragazzi dell'orchestra del Conservatorio Casella con un'offerta per tutti i gusti e tutte le età. Sarà una perdonanza all'insegna degli eventi di qualità, quella dell'edizione 727, che quest'anno potrà contare su una media partnership d'eccezione con Rai, Rai Cultura e Rai Radio Tutta Italiana. La perdonanza è un viaggio, come ho detto all'inizio, fa parte del viaggio. Gli spettacoli sono spettacoli costruiti, prodotti, quest'anno ancora uno in più rispetto agli anni passati, quindi prodotti, che cosa vuol dire? Che li riempiamo di contenuti, li costruiamo qui e chiediamo agli artisti di partecipare all'interno del contenitore. Proprio da una città che di ripartenze ne sa, l'evento si chiama L'Aquila Ritorna, è un abbraccio alla musica, alla cultura. Il 30 all'Aquila ci sono dei grandissimi artisti di tutte le categorie e di tutte le molto trasversali, appunto ho detto c'è Ermal Meta, Fabrizio Moro, c'è Dulce Pontes che viene dal Portogallo direttamente, ci sarà Stefano Fresi, Monica Corritore, il ritorno di Riccardo Cocciante e lo straordinario Renato Zero, che è uno special guest straordinario che viene a riabbracciare l'Aquila, anche lui è una città che ama molto e che ama e che ha aiutato anche in passato. Il comune dell'Aquila è il maggior sostenitore della perdonanza celestiniana con un budget di 800.000 euro in totale, ma comunque un quinto di quello che sarebbe stato necessario per realizzare spettacoli simili in qualsiasi altro posto d'Italia. Sarà una perdonanza che, come gli anni scorsi, segnerà progressivamente la rinascita dell'Aquila. È una perdonanza equilibrata, nel senso che ha tenuto grande attenzione nei confronti di ogni pezzo della perdonanza. L'aspetto religioso naturalmente è il più importante, quello della festa comunitaria che ci ha consentito di ottenere il riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO e quindi il corteo storico e l'accompagnamento della Dama della Bolla e del Giovin Signore verso la Porta Santa, e l'aspetto degli eventi con nomi straordinari del panorama nazionale ma direi internazionale.